sono insomma giorni importanti. La Juventus quest'estate ha cercato in qualche modo di sistemare una situazione della quale ci siamo occupati anche con Marco Bellinazzo proprio in quei giorni, e però è chiaro che il fabbisogno, insomma, è la Juve è in questo momento, parole scritte, non dette, ma poi in realtà ribadite, è in una situazione di tensione finanziaria, non disponendo di capitale circolante sufficiente a far fronte al proprio bisogno finanziario complessivo. Non solo, per i prossimi 12 mesi. Quindi questo è quanto per questo che è stato hanno scritto gli amministratori del club, non è che lo diciamo noi. Ecco perché l'aumento di capitale da 300 milioni di euro e di questi 300 milioni 148 devono andare a ripristinare una situazione un pochino più normale, quindi allentare questa tensione finanziaria che c'è in questo momento. Non è proprio una situazione simpatica quella della Juve in questo momento. Ne parliamo con i nostri. Insieme a noi ci sono il presidente Ferraiolo, Alessandro Vocalelli, Franco Melli e Stefano Agresti. Si aggiunge Furio Focolari. Ciao Furio, buon pomeriggio. Ciao Francesco, un saluto a tutti. Buon pomeriggio a te e a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco, ben trovato. Ecco, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ben trovato. Ciao Marco. Aiutaci a leggere allora queste relazioni tra le righe. Beh, sai, avevamo appunto anche con voi spiegato come quest'estate, da un lato gli investimenti, dall'altro le mancate cessioni avessero portato a una situazione molto particolare, unica nella storia del calcio italiano, forse perché unico il percorso che sta cercando di fare la Juve in questa fase di sviluppo del calcio mondiale, cioè ad avere un costo della rosa tra gli stipendi, le imposte e il costo del cartellino annuale dei giocatori ingaggiati, che supera il mezzo miliardo. Un livello di costi a cui si potranno aggiungere altri 100-120 milioni di costi che non è compensato dai ricavi che pure sono cresciuti della Juventus. Quindi la Juve ogni anno, e questo appunto che certifica il documento che accompagna l'aumento di capitale a 300 milioni, ha bisogno di soldi per colmare il gap tra entrate e uscite pari appunto a 150 milioni. Per questo è stato disposto questo aumento di capitale qualche settimana fa, approvato dall'assemblea, ed è l'aumento di capitale a memoria, insomma, il più importante che abbia fatto una squadra di calcio italiano, che serve appunto per evitare di dover aprire nuove linee di credito e quindi contrarre nuovi debiti. I debiti hanno già superato abbondantemente 550 milioni al 30 settembre del 2019 e allo stesso tempo in qualche modo per rilanciare il progetto di sviluppo del club, soprattutto per quanto riguarda la crescita internazionale e quindi la possibilità di sfruttare appieno sia i canali digitali sia la leva rappresentata da Cristiano Ronaldo, che magari in campo in questo momento ha qualche problema, ma fuori, avendo più di 300 milioni di fan sui social, rappresenta appunto un volano incredibile. Quindi è una situazione di difficoltà, a mio avviso vanno evitati, diciamo, certi discorsi agiografici che pure hanno accompagnato i resoconti legati a questo aumento di capitale della Juventus, nel senso che c'è anche un problema finanziario. È evidente che però la Juve cerca di uscirne come fanno le aziende vincenti, cioè rilanciando sugli sviluppi, e se lo può permettere avendo alle spalle un azionista che si chiama Exor. Quindi questa è la situazione, diciamo, è la fotografia che emerge da quei documenti. Prima di lasciarti, Marco, un po' alle riflessioni, alle considerazioni degli altri, volevo chiederti questo. Diciamo le parole scritte, no? Insomma, in questi comunicati c'è anche quello che mette proprio in evidenza l'indice di liquidità, no? Di una società che è al di sotto del limite previsto dalla FIGC. Questo che cosa significa? Cioè, avrà delle ripercussioni? La Juve dovrà dire qualcosa? Cosa succede nei casi in cui appunto questo parametro di liquidità non rispetta quello minimo che la FIGC ha indetto, che è di 0,7, ha imposto. La FIGC ne ha imposto 3 di parametri, questo è uno, l'altro riguarda il costo del lavoro,
quindi ingaggia ammortamenti che non devono superare il 70% del fatturato sulla media triennale, e c'è un altro livello invece che riguarda l'indebitamento. Sono diciamo parametri che, se sforati tutti e tre, chiaramente possono mettere a rischio addirittura l'iscrizione al campionato di un club, a meno che la società non provvida a iniettare capitale e a ripristinare questi indici. Quindi è questo quello che succede. Vedo Marco, cioè, chiarisci subito, sì. Sennò qui ti tagliano un pezzo, dice la Juve non si può iscrivere al campionato. No. Che, allora, non vadano in giro queste idiozie. No, assolutamente no. L'effetto è che se una società, facciamo l'esempio fuori dalla Juve, così non ci sono dubbi, si presenta l'iscrizione del campionato con i tre parametri fuori linea, quindi non solo uno, ma tutti e tre, la FIGC te lo fa notare e tu non hai soldi da mettere in cassa per ripristinare questi valori, non ti iscrivi al campionato. Chiaramente non è il caso della Juve, che qualora si presentasse l'anno prossimo con questo parametro ancora sotto, innanzitutto la Juve ha magari gli altri due che sono in linea e quindi non scatterebbe nessuna sanzione, ma anche qualora avesse gli altri due fuori linea, la Juve ha le risorse, come ha dimostrato questo aumento di capitale, per fare magari un altro aumento di capitale e ripristinare quei parametri, e quindi assolutamente scriversi con tranquillità. Spiegavo diciamo il regolamento, quello che dicono le norme. I parametri PDC che segue la Covifoc, no? Ogni anno sono stati introdotti. Sì. Sono stati introdotti dalla PGC 4-5 anni fa, prima a livello diciamo sperimentale senza sanzioni, mentre da quest'anno, proprio dalla stagione 19-20, sono applicate tutta una serie di sanzioni, ma ripeto, scattano qualora la società avvertita di essere fuori da questi parametri non faccia aumenti di capitale per ripristinare il corretto equilibrio contabile e patrimoniale. Ma scusami, ma dove dice la... questo documento presentato dalla Juve dice che se non si arriva all'aumento di capitale la prospettiva della continuità aziendale sarebbe compromessa. Beh, diciamo che queste sono formule di prassi che in questi documenti si indicano, e che come i prospetti informativi che vengono presentati in banca per gli investimenti, diciamo, guardano agli scenari peggiori. Il problema non si pone per la Juve, perché sui 300 milioni la Exor ha già sottoscritto, ha dichiarato perlomeno di sottoscrivere l'aumento per la sua quota, che sono circa 191 milioni, e le altre azioni verranno offerte agli altri azionisti o comunque sul mercato. C'è comunque un pool di banche che ha garantito qualora non fosse sottoscritto una parte dell'aumento di capitale, per cui diciamo è una previsione nello scenario peggiore, ma che possiamo dire già non si verificherà assolutamente. Posso chiedere una cosa a Marco, proprio terra terra, cioè, mi rendo conto, mi vergogno della banalità che sto dicendo, ma riportando tutti questi discorsi finanziari sul piano sportivo, il fatto di raggiungere certi risultati, ad esempio dico vincere la Champions League, ha un riflesso dal punto di vista economico o è solo una grande diciamo così soddisfazione sportiva? Cioè il fatto di vincere e poi ha un ricasco anche in termini di introiti, di sponsor, diciamo, rimane solo la soddisfazione? No, assolutamente. Diciamo che questo lo si può dire oggi per il campionato di Serie A, cioè che la vittoria sposta poco dal punto di vista economico, la Champions sposta tantissimo. Tra un ottavo di finale e una vittoria ballano qualcosa come 40 milioni. Oltre a questo, naturalmente la vittoria in Champions ti porta a moltiplicare gli introiti. Pensiamo al fatto che la Juventus ha iniziato la sua crescita quando, dopo la prima semifinale di Champions persa con Real Madrid, diciamo della nuova gestione, la gestione Agnelli, è riuscita per esempio ad attivare questi regional sponsor che fa tantissimo, per esempio il Manchester United, e comunque fanno grandi club, quindi sono sponsor per certe aree territoriali, nel caso della Juve fu la Visa Tecate in Messico, che permettono di avere più sponsor dello stesso settore merceologico per diverse aree geografiche. Quindi magari tu prendi di meno di uno sponsor globale, ma avendo più birre, più tanto per essere banali, che diventano i tuoi partner nei singoli paesi, la crescita diciamo dell'area commerciale diventa
incredibile. Quindi la Juve, semplicemente andando in semifinale, da quell'anno ha iniziato la sua crescita. Oggi ne ha 5-6 di queste regional sponsor. Quindi figuratevi cosa può significare oggi vincere la Champions League a livello di ritorni dal punto di vista del brand. Marco, ma l'impressione, sintetizzando, è che proprio nel disperato tentativo di vincere questa Coppa la Juve abbia fatto, stia facendo un passo più lungo della gamba? Beh, l'idea sicuramente che ha la Juve è quella di provare a crescere a livello internazionale. Da lì nasce per esempio tutto il discorso della Champions, anzi della Super Champions dal 2024 in poi, perché se la Juve resta nello stagnetto ormai che rappresenta la Serie A, non potrà mai competere con club come Real e Barcellona, che viaggiano verso il miliardo di fatturato. La Juve oggi fattura la metà di Real e Barcellona da questo punto di vista, se escludiamo le plusvalenze da calciomercato. Per cui la Juve è chiaro che deve fare tutta una serie di scelte anche rischiose, come quella di andare a prendere grandi giocatori. Cristiano Ronaldo è l'emblema di questo nuovo progetto, per sedersi al tavolo a cui oggi sono comodamente sedute, diciamo, 5-6 squadre che rappresentano dei marchi globali del calcio. Io credo che la Juve abbia, come dire, raggiunto questo obiettivo prendendo Cristiano Ronaldo. De Ligt è un altro tassello di questo percorso. È evidente però che la Juve, rispetto agli altri club inglesi o Real e Barcellona, come dicevo prima, ha un problema di mercati, e in quest'ottica la fase, diciamo, di calciopoli, quegli anni persi, hanno anni persi fondamentali, perché in quegli anni in cui gli altri big hanno creato le condizioni in espansione internazionale, determina un ritardo che oggi la Juve sta cercando di colmare, ma non puoi colmarlo se non tentando appunto queste operazioni che sono molto impegnative dal punto di vista finanziario. Sentiamo anche Franco e Furio. Franco. Sì, Marco, io ho questa curiosità. Negli anni passati non c'era la Juventus tutte queste iniziative economiche, aumenti di capitale e quant'altro. Voglio dire, può essere coincidente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo tutto questo di cui stiamo parlando, e soprattutto può essere considerata dal punto di vista economico l'operazione Cristiano Ronaldo vantaggiosa? Guarda, io dico questo, che sarebbe sbrigativo legare tutto a Cristiano Ronaldo, nel senso che Cristiano Ronaldo costa alla Juve circa 80-90 milioni all'anno per ingaggi e ammortamenti. È una cifra monster, però è anche vero che nel primo anno sono arrivati ricavi aggiuntivi dall'area commerciale dello stadio, cioè da quelle aree che più direttamente noi possiamo collegare all'arrivo di Cristiano Ronaldo, quasi una 60 di milioni. Ora, nessuno al mondo può dire quanti di quei 60 siano direttamente dovuti all'arrivo di Cristiano Ronaldo, ma io credo comunque tanti. Oggi la Juve ha una maglia che vale 100 milioni anziché 50 grazie a Jeep e Adidas, che hanno rinnovato gli accordi raddoppiandoli. Quindi il vero problema che si è venuto a creare, che è alla base anche di questa tensione finanziaria, non è tanto stato, secondo me, l'acquisto di Ronaldo, quanto il fatto che a Ronaldo si è aggiunto De Ligt, sono aggiunti altri giocatori, ma soprattutto la Juve non è riuscita a vendere una tutta una serie di giocatori che avrebbero permesso di liberare spazio sul monte ingaggio. Quindi è questo, secondo me, il vero cortocircuito, il vero problema che si è creato quest'estate nella Juventus, ed è un problema peraltro abbastanza risolvibile, nel senso che molti giocatori si sono addirittura rivalutati rispetto a quest'estate, penso a Dybala, non che la Juve deve vendere Dybala, ma per intenderci, e quindi mettendoli sul mercato la Juve può sia fare delle ricche plusvalenze sia liberare spazio sul monte ingaggi. Furio? Sì, io ho bruciato un po' Franco la domanda, vi la cambio. Secondo te, Marco, dette tutte queste cose, avendo capito che la Juve si vuole sedere al tavolo di compagini come Real Madrid, Barcellona, eccetera, ti stupiresti se il prossimo mercato estivo la Juve andasse a prendere un altro pezzo da 90? Che ne so, No, perché fa parte di questo piano, in qualche modo è proprio scritto in questo piano, ma soprattutto questa è una situazione in cui un'azienda, per crescere e per ridurre il gap tra entrate e uscite, paradossalmente deve spendere.
deve investire e solo investendo potrà avere più ricavi. È un percorso chiaramente che, come tutti i percorsi aziendali, ha dei rischi di impresa. La forza della Juve è avere la Exor alle spalle, che è un conglomerato che fattura più di 130 miliardi all'anno e che in caso di necessità può iniettare capitale. Fermo restando, e questo è un aspetto però da considerare, che una cosa è l'aumento di capitale che va a rafforzare patrimonialmente il club e quindi gli impedisce tecnicamente di fallire, tanto per intenderci. Altra cosa riguarda poi il rispetto dei parametri finanziari che attengono al conto economico che si fa a fine anno tra entrate e uscite. Ecco, da questo punto di vista la Juve ha fatto negli ultimi due anni un deficit di una trentina di milioni, quello che può essere rilevante ai fini del trasferimento finanziario. È chiaro che se si dovesse avere anche l'anno prossimo un rosso importante, la Juve dovrebbe forse poi cominciare a ragionare anche con la UEFA, perché andrebbe al limite del limite consentito dello spread finanziario. Quindi in quest'ottica dovrebbe ricorrere a più cessioni, a fare più plusvalenze per evitare poi sanzioni che arrivano quando chiaramente vai oltre il parametro della UEFA, che ammette un deficit massimo di 30 milioni in un triennio. Senti Marco, prima di salutarti passiamo dalla Juventus un attimo alla Roma. Cosa ti risulta di quello che sta accadendo alla Roma a livello societario? Friedkin, cose di questo, insomma, quelle cose. La trattativa con Fred che sta andando avanti, credo che non sia stata presa ancora una decisione definitiva sul percorso che potrebbe portare Fredkin ad avere la maggioranza e quindi la proprietà della Roma, e credo che in questo momento Pallotta non abbia nemmeno tutta la fretta di chiudere in un senso o nell'altro, qualora appunto l'elemento stadio possa invece andare a creare una discriminante per un percorso o per l'altro, nel senso che evidentemente qualora si sbloccasse definitivamente il percorso amministrativo, Pallotta avrebbe più armi sia per chiedere appunto più soldi, quindi una valutazione maggiore del club, sia magari per decidere di restare dentro il club con una quota rilevante in funzione di quello che può essere il progetto di sviluppo immobiliare connesso allo stadio. Però mi risulta appunto che sia tutto molto vivo e che l'idea, diciamo, di questo ingresso nel capitale della Roma di Friedkin abbia anche un po' tranquillizzato, diciamo, Pallotta e i suoi soci, perché serviva in questo momento avere forze fresche. La Roma ha messo appunto a sua volta un bond di 275 milioni quest'estate, c'è un aumento di capitale di 150 milioni. Ecco, la cosa in generale che mi sento di dire a proposito poi di queste situazioni che si stanno verificando nel calcio italiano, e cioè che mentre fino a qualche anno fa, diciamo, i debiti venivano fatti semplicemente per coprire i costi che sopravanzavano le entrate, oggi questi debiti stanno aumentando e magari tra un po' vedremo ancora un livello di indebitamento superiore a quello dell'anno scorso, eppure si andava oltre i 3 miliardi per quanto riguarda la Serie A. Però diciamo, il dato positivo è che una parte di questi debiti oggi viene fatta, diciamo, per investimenti su giocatori, su strutture, comunque su piani di rilancio commerciale, che fanno intravedere anche, come dire, qualche strategia di rinascita del calcio italiano, che ha bisogno soprattutto nelle squadre di vertice di trovare soggetti che guidino la ricostruzione appunto del movimento calcistico italiano, al di là poi di quello che può fare chiaramente la nazionale di Roberto Mancini. Comunque Friedkin, Marco, per il profilo che ha, per quello che rappresenta, almeno potenzialmente dà la sensazione di poter essere uno che dà fa fare un salto di qualità importante alla Roma, o no? Io credo che possa rappresentare un puntello importante. Non parliamo di un soggetto alla Suning, tanto per intenderci, c'è un soggetto che fa dietro a un conglomerato che fattura 70 miliardi all'anno. Friedkin ne fattura forse un decimo. Dan Friedkin ha un capitale personale di quasi 4 miliardi, è sicuramente un socio solido, un socio che ha anche interessi nel turismo, nell'entertainment, e quindi resto quei settori come dire, che sono sempre più affini allo sviluppo del calcio moderno, e quindi in questo senso capisco il suo interesse, e quindi può essere
un elemento di grande equilibrio in una compagine societaria che deve affrontare grandi spese, grandi costi e grandi investimenti, che non ha avuto, come dire, tutte le condizioni politiche e sportive favorevoli negli ultimi tempi per poter decidere di dar luogo a questo investimento. Grazie a Marco Bellinazzo, un abbraccio. Grazie Marco. Grazie a tutti.